continuano i segnali di una netta ripresa estiva per il turismo in Liguria. Secondo il Centro Studi Turistici di Asto Turismo Confesercenti, la Liguria, con il 93% delle camere in strutture alberghiere già prenotate, è la prima regione in Italia, insieme a Trentino Alto Adige e Sardegna, per presenze turistiche nel fine settimana lungo di Ferragosto, da giovedì 15 a domenica 18. La media nazionale di saturazione dell'offerta è dell'87%, soltanto un punto percentuale in più dell'anno scorso, e sono soprattutto le località balneari a trainare la ripresa con il 95% delle prenotazioni. La Liguria non si è mai fermata, neanche per un attimo, ha detto il presidente Giovanni Toti. Le nostre imprese turistiche non hanno mai incrociato le braccia, anche nelle grandi difficoltà che hanno dovuto attraversare nell'ultimo anno, e ora raccolgono i frutti meritati del loro lavoro e della loro tenacia. Entro un mese la provincia di Imperia adotterà un protocollo digitalizzato in entrata per snellire le pratiche relative alle autorizzazioni antisismiche dei cementi armati. Lo hanno fatto sapere il presidente della provincia Domenico Abbo e il delegato consigliere Giorgio Giuffra, dopo un incontro con i presidenti degli ordini provinciali degli architetti e degli ingegneri, l'architetto Andrea Borro e l'ingegnere Riccardo Restani. L'incontro, al quale ha partecipato anche il dirigente provinciale competente, ingegnere Mauro Balesta, ha avuto un esito positivo che ha soddisfatto le parti. Abbo e Giuffra hanno evidenziato che entro un mese la procedura di presentazione delle pratiche sarà completamente digitalizzata, semplificando così il lavoro dei professionisti. Sarà anche allestito una sorta di prontuario informatico utile per semplificare tutta la documentazione delle pratiche. L'architetto Andrea Borro e l'ingegnere Riccardo Restani hanno giudicato la riunione promossa dalla provincia come un segnale di grande apertura e collaborazione. Dopo le notizie diffuse da alcuni organi di informazione circa la presenza di motociclisti nel fine settimana di agosto e settembre lungo le pendici del Faudo, pronti a segnalare eventuali incendi boschivi, il comune di Dolcedo in una nota ha ribadito che nel 2018 è stata istituita l'area naturalistica del Monte Faudo, iniziando così un lavoro di riqualificazione e tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico di un'area montana di grande pregio da valorizzare e promuovere anche in chiave turistica per attività outdoor legate al trekking, alle passeggiate a cavallo o in bicicletta. Per questo è stata implementata la rete escursionistica della Liguria con nuovi tracciati e sono stati posizionati cartelli per il divieto di transito con mezzi a motore lungo i sentieri nel bosco e sui prati. Un divieto che il comune di Dolcedo conferma senza distinzioni, ricordando che i mezzi a motore nella zona del Faudo possono utilizzare soltanto la strada sterrata principale percorrendola a 20 km orari. Lo stesso comune ribadisce che ogni violazione verrà punita con le sanzioni previste per i trasgressori. Assessore Stefano Mai, ormai sagrale, voglio dire, appuntamento di riferimento, e tra l'altro lo è non solo più ormai per il Pigato, ma per una rassegna di prodotti. Qui è arrivato anche ormai l'olio extravergine, si guarda al territorio, si ragiona anche sullo sviluppo, sul futuro. Sì, questa è stata da sempre conosciuta da tutti come la Sagra del Pigato. Ormai è diventata la festa dei vini liguri, non solo più del Pigato, che qua comunque la fa da padrone, perché la maggior parte dei vigneti qua sono coltivati a Pigato. Qui c'è una grande tradizione, una grande cultura vitivinicola, e questo in prospettiva potrà servire per sviluppare i territori non solamente dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista turistico. Per questo motivo noi stiamo puntando in modo molto concreto, anche grazie al lavoro di Enoteca, che è sempre al mio fianco nella promozione dei vini liguri, a creare dei sistemi per cui le aziende vitivinicole riescano a fare sempre più turismo. I nostri prodotti agricoli sono prodotti turistici ormai riconosciuti in tutto il mondo, e vogliamo che anche le aziende agricole si occupino di accogliere il turista, come fanno del resto le nostre spiagge e le nostre sentieri, i nostri borghi dell'entroterra. A breve, brevissimo, partirà una campagna regionale che punterà moltissimo sull'olio e sul vino come due eccellenze liguri, e con l'assessore, il mio collega assessore Berino, assessore al turismo, stiamo realizzando dei pacchetti turistici che metteranno in sinergia i vari territori, costa, entroterra, spiagge, borghi storici, e passando inevitabilmente dalle nostre aziende agricole. Partiremo innanzitutto da quelle che sono forse più strutturate per fare accoglienza turistica, che dovrebbero essere quelle vinicole e olivicole. Noi crediamo moltissimo in questi due comparti, ma credo fortissimamente in tutto il settore primario,
primario, che per la regione Liguria sta rappresentando una forte crescita, un grande sviluppo. Negli ultimi 2 anni noi abbiamo avuto più 1000 aziende agricole, credo che sia intorno al 10%, quindi penso che sia un ottimo risultato per la nostra regione. L'enoteca regionale è oggi, cosa che in passato non esisteva, il riferimento, potremmo quasi dire la casa dei produttori liguri, se loro lo vogliono naturalmente. Sì, noi cerchiamo di essere la voce verso le istituzioni e verso il consumatore dei produttori. È un po' la cosa che ho detto il 4 ottobre del 2019, quindi quest'anno, del 2018, scuse. Mi piacerebbe essere identificato come il presidente dei produttori, cioè colui che dà voce alle istanze e alle esigenze del territorio, del mondo della produzione, e che poi se andiamo a vedere sono un po' le stesse da Levante a Ponente. Il gioco importante, il lavoro importante è proprio quello di mettere a sistema, di far dialogare queste due realtà che sembrano così distanti, ma che in realtà fanno parte di un'unica bandiera che è la Liguria. Nei giorni scorsi il Comune di Sanremo ha pubblicato il bando del servizio manutenzione del verde pubblico, periodo che riguarda gli ultimi 4 mesi dell'anno, dal 1 settembre al 31 dicembre 2019. Il servizio attualmente è affidato alla cooperativa Il Solco di Valle Armea e la scadenza è per la fine di agosto. La manutenzione del verde, vale a dire giardini, aiuole, parchi, naturalmente non può essere lasciata scoperta. L'amministrazione comunale è intervenuta quindi pubblicando il bando per un lavoro dell'importo a base d'asta di circa 232.000 euro. Un servizio questo della manutenzione del verde in città che comunque a fine anno subirà un ulteriore cambiamento. Al termine di quest'ultimo affidamento il comune sanremese probabilmente lo assegnerà ad Amai Energia, società che si occupa della fornitura dell'energia elettrica e anche della futura gestione della pista ciclabile e presto anche del servizio parcheggi a pagamento. Sindaco De Michelis, in Consiglio Comunale ha approvato ad Andorra una pratica edilizia che riguarda una residenza per anziani ma anche turistico-ricettiva. Ecco, di che cosa si tratta? Sì, è una proposta che ci ha fatto un privato in un'area che è non molto distante dal mare ma neanche troppo vicina, quindi direi nella zona dell'uscita dell'autostrada. Prevede la costruzione di una residenza protetta per anziani come fossero un po' camere di albergo, con però al piano terra una serie di servizi che diano la possibilità a questi anziani, se dovessero avere un problema, di avere dei supporti. La cosa interessante, oltre naturalmente a un po' di oneri che entreranno in cassa comunale e un po' di scomputo di oneri per dei lavori tipo un marciapiede che verrà realizzato in quella zona, la cosa interessante è che è prevista in questa operazione una piscina e che la proprietà, su mia sollecitazione, ha già dato la disponibilità a valutare la possibilità di mettere a disposizione con una convenzione questa piscina d'inverno per gli andoresi. La piscina in questo momento è una piscina che ha delle misure che secondo me sono un po' ridotte per farla utilizzare agli andoresi nella maniera giusta, e quindi naturalmente la mia richiesta ai privati sarà di verificare la possibilità di ampliarla un po' in modo tale che gli andoresi potranno permettersi una piscina che altrimenti autonomamente il comune non avrebbe mai potuto realizzare. Anche perché in effetti, voglio dire, ci sono diversi servizi, avete incrementato anche quelli sportivi, le strutture sportive, però in effetti una piscina ha dei costi abbastanza sostenuti per addossarli a un comune come Andorra. Sì, è una richiesta della piscina comunale che viene un po' da tutti i fronti, però devo anche dire che comuni molto più importanti dei nostri, come mi riferisco ad esempio a Imperia o ad Albenga, non riescono con facilità a quadrare i bilanci, perché le piscine hanno una spesa di manutenzione che è altissima, quindi il problema non è soltanto realizzarla ma poi mantenerla. Qui noi avremmo 2 soluzioni, perché la prima è che non dobbiamo realizzarla noi, la seconda è che per mantenerla potremmo dividerci le spese eventualmente con certamente la struttura protetta che ha bisogno della piscina per tutte le attività che svolgeranno al mattino, e al pomeriggio magari con un contributo da parte del comune trovare un modo per farla utilizzare ai nostri cittadini. Sindaco Ferraris, allora, estate in quel di Ormea, il bilancio qual è, com'è la situazione, i turisti vi vengono a trovare?
Ma diciamo, nel periodo estivo non possiamo lamentarci effettivamente, perché c'è una grande presenza di turisti, liguri in modo particolare, piemontesi, ma soprattutto negli ultimi anni riscontriamo un notevole aumento di stranieri, stranieri che arrivano dal nord Europa, anche dalla vicina Francia, e interessati soprattutto all'escursionismo, ai percorsi in bicicletta, e su questo devo dire c'è un notevole interesse, anche i nostri operatori si stanno muovendo un po' su questo terreno. A Ormea abbiamo la fortuna di avere un comune che è molto grande, questo all'amministrazione crea dei problemi, perché gestire 196 chilometri di strade comunali, vi assicuro, non è così semplice, automatico, tutte le volte che piove va giù qualche muro, però questo consente uno sviluppo, abbiamo centinaia di chilometri ad esempio di sentieri, di percorsi in mountain bike, la balconata di Ormea che raggruppa tutte le frazioni del versante orografico sinistro del Tanaro, da Eca a Viozene, in questo periodo è molto frequentata. Poi cerchiamo di offrire un po' di iniziative culturali, sagre, manifestazioni, presentazioni di libri, concerti. Quindi nel periodo di agosto soprattutto il paese è più che pieno così. Chiaro che poi gli altri mesi dell'anno la situazione è un po' differente. In programma ancora qualcosa? Sì, abbiamo ancora un po' di sagre, iniziative gastronomiche, ci sono ad esempio escursioni proprio sulle aree della balconata, dove si cerca di fare un mix di cultura, gastronomia, escursionismo, per valorizzare anche un po' la tradizione gastronomica nostra. Ormea nel suo piccolo ha una tradizione gastronomica importante, dove si incrocia la cucina di alta montagna con quella dell'entroterra ligure, siamo una terra di mezzo e cerchiamo di valorizzarla non solo in estate ma anche nel resto dell'anno. Di seguito indichiamo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona confine di Stato. Tronco A6 Torino-Savona, direzione Savona e direzione Torino. Traceva e millesimo, deviazione della carreggiata per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 4 novembre, con gestione dinamica delle corsie per garantire un miglior scorrimento durante i giorni di maggior traffico. Tronco A10, Savona, Ventimiglia, confine di Stato, non sono previsti cantieri che potrebbero causare code. Rivolgo un commosso pensiero a tutti i genovesi e in particolare ai familiari delle 43 vittime che oggi, a distanza di un anno, si ritrovano qui riuniti per questa dolorosa rammemorazione. La presenza dello Stato a Genova con le massime istituzioni testimonia la partecipe affezione di una nazione intera che comprende la sofferenza di chi ancora vive la perdita inconsolabile dei propri cari o lo smarrimento di chi si è ritrovato costretto lontano dalla propria abitazione o a dismettere le proprie attività. A voi e ai genovesi tutti voglio dire che non vi abbiamo dimenticato. È trascorso un anno, ma il ricordo di voi non ci ha mai abbandonato. Personalmente vi ho portato anche nel cuore in un momento di particolare emozione, ho indossato la cravatta che mi avete donato con il simbolo del ponte anche a Losanna, qualche settimana or sono, nel giorno in cui all'Italia sono state assegnate le Olimpiadi invernali 2026. Ho voluto indossare questa cravatta per ricordare al mondo intero che ci guardava la nostra tragedia e per testimoniare la fierezza di un paese che non dimentica il proprio dolore, ma sa adoperarsi per rinascere, per vincere le proprie sfide. Posso dire che Genova oggi è simbolo di questa forza d'animo, di questa volontà di rinascita. Poche ore dopo il crollo del Ponte Morandi, ero qui a Genova, attonito di fronte allo scenario che si apriva davanti ai miei occhi, davanti ai nostri occhi.
lanciai un monito: non lasceremo sola Genova. Da questa promessa siamo ripartiti. Quel monito, nato nel segno di un dolore collettivo, è diventato impegno e dopo pochi mesi è diventato, si è concretizzato in un percorso di operosa responsabilità, di intensa dedizione, che giorno dopo giorno ha spinto Genova sulla via della rinascita. Lo scorso dicembre, dopo 4 mesi dal crollo, ha avuto inizio la demolizione del ponte. So che questi ultimi lavori si sono conclusi pochi giorni fa. Ciò che era rimasto del ponte Morandi, quel troncone simbolo della tragedia, non esiste più. Al suo posto sorgerà un ponte più sicuro, nato dal progetto che Renzo Piano ha donato alla città. La ricostruzione è cominciata. A giugno c'è stata la gettata di cemento per il primo pilastro. Il cantiere è attivo 7 giorni su 7. Ringrazio davvero tutti coloro che stanno lavorando per l'incessante impegno che profondono in quest'opera di ricostruzione. Il nuovo ponte dovrà essere percorribile, secondo le previsioni, nel mese di aprile dell'anno prossimo. Ringrazio tutti, in particolare il sindaco e il commissario per la ricostruzione Marco Bucci. Ringrazio il governatore e il commissario per l'emergenza Giovanni Toti, il ministro Toninelli. Con loro abbiamo lavorato intensamente per mantenere l'impegno assunto e anche per assicurare una dimora a chi l'aveva persa. Dobbiamo lavorare ancora, ne sono consapevole, anche per voi, familiari delle vittime. Alcuni hanno già ricevuto indennizzi e risarcimento, ma evidentemente abbiamo aperto un tavolo tecnico nei giorni scorsi e con i tecnici stiamo lavorando per vedere come tecnicamente erogare degli anticipi, ve l'ho già detto, per affrontare le spese di giudizio a coloro che vivranno anche questo percorso giudiziario. Sono iniziative che non ci possono appagare, non ci fanno dimenticare le vittime. Per queste pretendiamo, non cesseremo mai, di invocare giustizia. Ma oggi sentiamo che questo nuovo ponte rappresenterà il simbolo della rinascita che sempre può, deve seguire a un dolore, della vita che sempre deve rinnovarsi e riprendere a fluire. Il compito della politica, di una politica seria, responsabile, e tentare di offrire risposte affidandosi agli strumenti utili a tutelare gli interessi della collettività, a realizzare il bene dei cittadini. Compito della politica non è misurarsi solo con la capacità di gestire l'emergenza, ma anche con l'attitudine ad agire per via preventiva, programmando un'azione di governo che metta in sicurezza il Paese e tutte le sue numerose infrastrutture. Su questo siamo impegnati, ma dobbiamo impegnarci ancora di più, perseguendo un'opera complessiva di prevenzione, in modo da prefigurare meglio l'Italia che vogliamo e in cui vogliamo che i nostri figli vivano sicuri. La vita di Genova riparte da qui, da una comunità di donne, di uomini che ci trasmette forza, solidarietà, una comunità che ha saputo prendersi per mano e riprendere il cammino. Genova, precipitata nell'ora più buia, ha riacceso la luce e ha ridato speranza a un paese intero. Iniziano le celebrazioni in memoria delle persone che hanno perso la vita a causa del crollo di Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto di un anno fa. Oggi le autorità religiose e civili, i rappresentanti dello Stato e delle istituzioni locali, la comunità genovese tutta, si stringono nuovamente intorno ai familiari delle 43 vittime della caduta del viadotto autostradale.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi del Signore, per celebrare degnamente questi santi misteri di suffragio, di invocazione di grazia, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Posso essere tutti voi, assalamu alaikum. Questo è il nostro saluto di pace, come diceva la sua eminenza, la pace. Nel nome di Dio, il clemente, più misericordioso. A nome della comunità islamica di Genova e in qualità di presidente della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, ringrazio il Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Onorevole Sergio Mattarella, le autorità civili, militari ed ecclesiastiche, per la loro presenza e naturalmente a tutti voi. Un anno è trascorso come un minuto. Ricordo ieri quando partecipammo ai funerali della Fiera del Mare. Oggi siamo di nuovo tutti qui. Un saluto e un ringraziamento al Presidente della Repubblica. Presidente, lei è sempre vicino a noi in questi momenti, nei momenti importanti della nostra città. A nome mio personale e a nome della città la ringrazio. Un saluto e un ringraziamento al Presidente del Consiglio, che è qui con noi, a tutti i membri del Governo e a tutte le autorità civili e militari, e direi soprattutto un saluto e un ringraziamento ai parenti delle vittime che sono voluti essere qui con noi in questa commemorazione. Io vi ringrazio non solo come sindaco, ma anche personalmente. È un bel segno, un segno per la città. Cari amici, oggi è il giorno del ricordo, del dolore e anche dell'orgoglio. Del ricordo è quindi il primo affettuoso abbraccio di ogni donna e uomo della Liguria, va ovviamente a chi oggi è qui ed ha perduto un parente in quella tragica, in quel tragico crollo di un anno fa. Vi assicuro che ogni giorno di questo anno abbiamo lavorato tutti per essere all'altezza con quello che facevamo del vostro dolore e di quel ricordo. Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per la lettura dell'intervento, ma non voglio dimenticare nulla. Un anno fa, sotto quel ponte, noi abbiamo perso un pezzo del nostro cuore che non potrà più esserci restituito. 43 persone innocenti hanno perso la vita ed è così assurda la loro morte che non possiamo rassegnarci ed accettarla. Stiamo sopravvivendo da un anno e vorremmo provare a vivere nuovamente, ma è come una montagna infinita da scalare. Non possiamo pensare di non abbracciarli più, di non vedere più i loro sorrisi, ma per la loro memoria dobbiamo avere grande determinazione nella ricerca della verità, perché quanto accaduto è inaccettabile. Signor Presidente della Repubblica, Eminenza, autorità, presenti tutti, rivolgo un commosso pensiero a tutti i genovesi, in particolare ai familiari delle 43 vittime che oggi a distanza di un anno si ritrovano qui riuniti per questa dolorosa rammemorazione. La presenza dello Stato a Genova con le massime istituzioni testimonia la partecipe affezione di una nazione intera che comprende la sofferenza di chi ancora vive la perdita inconsolabile dei propri cari o lo smarrimento di chi si è ritrovato costretto lontano dalla propria abitazione o a dismettere le proprie attività. Ci stiamo avvicinando al minuto esatto della tragedia di un anno fa. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018, di una giornata di pioggia intensa sulla città, quando improvvisamente il ponte crollò. Invitiamo gli ospiti ad alzarsi in piedi e osservare un minuto di raccoglimento in memoria
delle 43 vittime. Il minuto di silenzio sarà scandito da tutte le campane della città e dalle sirene delle imbarcazioni in porto. Grazie.